All'asta del mobile ci sono i saldi, con sconti fino al 70%. Lorusso, inaugura oggi la sede dell'elettorale, lei all'inaugurazione ha detto andiamo a vincere. Andiamo a vincere, sento che c'è un clima positivo, c'è voglia di partecipazione da parte dei cittadini di Torino al progetto che abbiamo in mente. Io sono convinto che sarà una bella campagna elettorale, proveremo a farla al massimo delle nostre capacità e potenzialità e soprattutto sui contenuti. Bisogna dare una risposta ai problemi della città e far tornare Torino grande, forte e unita. Sarà una campagna elettorale molto veloce, molto raccolta. Che ruolo avrà questa sede? Questa sede vuole essere un luogo aperto di discussione, di dibattito, alla collaborazione dei cittadini. È aperta e sarà aperta da oggi fino alle votazioni e invito davvero tutti a passare da questo luogo, a lasciare un po' del loro tempo, un po' di loro idee, perché la nostra è una partecipazione dal basso, una partecipazione democratica. Sappiamo di avere un avversario che ha molti mezzi economici, ma noi abbiamo voglia e determinazione, sono convinto che le cose andranno bene. Qual è la cifra del candidato sindaco Lorusso rispetto al candidato sindaco da Milano? Ma io credo che noi abbiamo un progetto di città, abbiamo dei contenuti, abbiamo delle idee, delle persone, una squadra pronta a far ripartire Torino dopo questi anni, intorno a una dimensione valoriale che vede nello sviluppo, nel lavoro, soprattutto per i giovani, i messaggi importanti che noi dobbiamo far ripartire e dentro una dimensione di solidarietà e di attenzione agli ultimi, che credo sia la vera differenza tra noi e la destra. Lei viene dato dei sondaggi leggermente dietro Polo da Milano, ma favorito in caso di ballottaggio. Ha una preferenza sulla votazione dei 5 Stelle di stasera, Andrea Russi, Valentina Sganga, o non ci sono differenze per lei? Noi osserviamo con rispetto le decisioni del Movimento 5 Stelle, la nostra è una proposta che si rivolge a tutti gli elettori, perché è una proposta aperta, una proposta forte, una proposta fatta e basata sui contenuti e quindi diciamo così che è aperta davvero al contributo di tutti.